Buonasera a tutti, oggi parliamo di turismo e soprattutto di beni culturali perché in studio qui con me c'è Padre Bucaro che è il direttore dell'ufficio beni culturali dell'Arcidiocesi di Palermo, poi abbiamo Toti Piscopo che è direttore della rubrica Travel Non Stop e organizza un'importante manifestazione dal 6 all'8 aprile alla Del città mare. del mare di Palermo che riguarda appunto il turismo, l'offerta turistica. E Luciano D'Angelo che è un operatore sociale ed è, l'altra volta abbiamo detto un'altra cosa, imprenditore sociale, ecco, Imprenditore questo era il sociale, termine questo termine che non corretto. ricordavo, quello più corretto. Allora, il piacere di avere Padre Bucaro, una grossa risorsa per Palermo. Per la verità io avevo pensato nella mia mente di far incontrare due personaggi che avevano a che fare con il turismo, appunto come Toti Piscopo e Padre Bucaro che si interessa dei beni culturali, perché ritengo che sia importante che ci sia, diciamo, un dibattito sempre aperto tra i vari operatori sia culturali che turistici per far sì che i turisti vengano in maggior numero a Palermo e in Sicilia per poter visitare questi beni culturali che esistono appunto nella nostra città e nello stesso tempo far lavorare gli operatori turistici. Questo era il mio intento, anche se poi devo precisare che la manifestazione che organizza Toti Piscopo è un'amministrazione particolare, questa volta è grande festa di primavera all'insegna del turismo e che riguarda soprattutto gli operatori che mandano all'esterno chiaramente i Beh nostri sì, e e non solo, non insomma. solo. E allora, cominciamo con Padre Bucaro per fare il punto della situazione di questi beni culturali, in questo caso di quelli che sono in capo all'Arcidiocesi di Palermo. Intanto buonasera ai telespettatori. Il bene culturale della Diocesi di Palermo, diciamo, alla fine Sono assai, costituiscono, sono dico, la moltissimi. maggior parte del patrimonio del bene culturale che la città e la diocesi ha, quindi Possiamo dire non, l'80%. forse qualcosa in più, comunque Addirittura. sicuramente attorno all'80%, no? Perché è chiaro, parliamo non solo di Palermo, parliamo anche della diocesi, quindi di Termine, quindi di Cemin, quindi di Baucina, quindi di Caccamo, dove ci sono patrimoni anche di Cassonovo, di Sicilia, abbiamo dei patrimoni eccezionali in questi paesi. Comunque sì, è chiaro che il punto più grosso sono il bene culturale della nostra città. Bene, la diocesi sta avviando un grosso processo di utilizzo a livello proprio dei beni culturali nell'ottica della propria vocazione della diocesi, cioè la vocazione della Chiesa, l'utilizzo del bene culturale per comunicare i contenuti teologici, religiosi, sociali che questi beni culturali esprimono nella loro formulazione e nella loro realtà di partenza. Questo perché ci rendiamo conto che il patrimonio che la comunità ci ha lasciato lungo i secoli non è un patrimonio puramente di bellezza estetica, è un patrimonio che tramite la bellezza estetica comunica valori religiosi e ti porta ad una contemplazione del bello come segno alto, definitivo della bellezza di Dio. Ebbene allora che noi studiamo tutti questi contenuti e che questi contenuti li comunichiamo. In questo senso i beni culturali diventano possibile fruizione della comunità, ma all'interno di contenuti più specifici, di contenuti più validi, di contenuti che non siano semplicemente i contenuti tipico di chi corre senza entrare all'interno della storia, all'interno della dinamica, all'interno dei veri contenuti che questi beni culturali costituiscono. Per questo tipo di obiettivo che vogliamo raggiungere, già posso comunicare che nel mese di maggio faremo un Festival del Sacro. Un Festival del Sacro che tra l'altro inizierà il 4 maggio con la presenza del numero 2 del Patriarcato di Mosca, il Suo Eminenza Ilarion, il quale
essendo responsabile della comunicazione tra il Patriarcato di Mosca e tutte le altre chiese, è anche un grosso compositore di musica sacra. Il giorno 4 il Patriarca farà una sua riflessione sulla teologia del bene culturale, della dimensione spirituale della cultura religiosa russa, e poi il nostro conservatorio eseguirà un'opera musicale appunto del Patriarca. L'opera è uno Stabat Mater e lo faremo nella chiesa barocca, piena di grandi contenuti teologici che poi spiegheremo in altre circostanze, di Casa Professa. Il festival continuerà con una serie di conversazioni su questi contenuti teologici, continuerà anche con una serie di performance teatrali. Il DAMS dell'Università realizzerà le performance teatrali negli oratori serpottiani, cioè interpreteranno, questi nostri giovani artisti, interpreteranno la dimensione religiosa di ogni singolo oratorio, la interpreteranno tramite la danza. Insomma, in una sola parola, bisogna animare questi beni culturali, perché altrimenti, per chiaramente favorire l'accesso al pubblico, quindi attirare il visitatore attraverso anche l'obiettivo queste, è duplice, queste operazioni è chiaro, culturali. È chiaro che l'obiettivo è duplice, animare questi beni culturali, evidentemente, per farli conoscere, ma nello stesso tempo creare occasioni perché oggi si possono creare nuove dimensioni del bene culturale, perché le opere musicali, le opere teatrali sono importanti in questo senso, cioè cercare di far tornare la Chiesa a committente di beni, di opere culturali, di beni di arte. Ma la cosa fondamentale è attirare chiaramente il turista, ed ecco perché io ho cercato di coinvolgere Toti Piscoli in questo incontro che abbiamo oggi, al di là della manifestazione che tu organizzi e che vorrei che ce ne parlasse, però l'importanza di mettere assieme chi si interessa di bene culturale, come nel caso di Padre Bucaro, che è una grossa autorità all'interno, diciamo, della città di Palermo e non solo dell'arcidiocesi, e chi invece offre turismo, che promuove il turismo, perché offre e promuove turismo, quindi in questo caso tu e la tua organizzazione. Sì. Mi chiedo se ho fatto bene a farvi incontrare, però io sono convinto di sì. Intanto reincontrare Padre Bucaro è sempre un piacere, insomma, no? E credo non solo per noi ma per i telespettatori, perché rimane sempre un piacere non solo ascoltarlo per le sue pillole di saggezza e di grande capacità. Solo che è un vulcano, ci parlava della mostra di Van Dyck e invece ora ci presentò un'altra iniziativa, ci ha fatto uno scherzo, uno scampetto. Vabbè. Io era la domanda che dovevo fare successivamente. Sarebbe scontato dire che le vie del Signore sono infinite. Appunto, sì, ma quelle sue sono... E quelle di Padre Bucaro sono ancora Bucaro. Di più. Sì, no, si cambierà la battuta, le vie di Padre Bucaro sono infinite. No, secondo gli itinerari culturali, no, però volevo dire... Li vuole lui le battute, no? L'abbinamento tra turismo e beni culturali è sempre stato uno di quegli abbinamenti di cui si è sempre parlato e di cui si avverte la necessità. Non c'è dubbio che gli ospiti, i turisti che vengono in Sicilia o che comunque si muovono, trovano nei beni culturali uno degli attrattori più interessanti, insomma, no? Per tutti quei valori che gli stessi contengono e che Padre Bucaro ha espresso in maniera chiara ed evidente. Io credo che ancora una volta, proprio perché sono tutti valori positivi, sia dal punto di vista sociale e religioso, ma anche economico praticamente, per quello che rappresenta nelle nostre realtà, il problema diventa di consentire e di attuare tutti quei meccanismi che possono consentire una più corretta informazione e fruizione degli stessi. Io credo che in questo si dovrebbe ancora trovare praticamente un punto di equilibrio per metterli, per usare un termine che non è bello ma che ci aiuta a rendere l'idea, per metterli a sistema tutto il patrimonio che noi abbiamo. Noi assistiamo regolarmente e periodicamente che alle vigilia dei grandi appuntamenti, Natale, Capodanno, Pasqua, eccetera, insomma, no, c'è sempre questa famosa diatriba. Dico tu che hai la possibilità di incontrare vari operatori turistici, cosa pensano dei beni culturali palermitani? Nel nostro caso
Gli operatori turistici, dico, hanno un rapporto ovviamente di convivenza necessaria, non solo dal punto di vista culturale, ma proprio perché noi abbiamo delle dei grandi immense, attrattori costituiscono delle opportunità praticamente di lavoro e diventano anche delle motivazioni logiche e valide affinché l'ospite, il turista possa praticamente venire. E in Sicilia da questo punto di vista di patrimoni ne abbiamo tanti, anzi forse affoghiamo nel bene eccessivo che non riusciamo praticamente a governare, però a valorizzare, ci vuole un'attenzione, e a commercializzare. Ci vuole un'attenzione ancora maggiore indubbiamente. Beh sì, certo. Allora dico lì, anche qui il concetto della commercializzazione diventa un fatto positivo e io continuo a dire, lo diciamo già da tanti anni, che insieme a tutta una serie di fenomeni spontanei perseguire il percorso di dialogo con la categoria delle agenzie di viaggio può diventare praticamente un'ulteriore opportunità praticamente per tutto il sistema. Non solo in entrata, ma anche in uscita. Ovviamente, e cioè viceversa, cioè in uscita e in entrata. Ma, sai, il concetto diventa praticamente il turismo in entrata e in uscita sono elementi validi dal punto di vista statistico, insomma, però poi in termini pratici. Dico, tutto questo si trasforma in occasione di lavoro, ecco perché abbiamo qui Luciano D'Angelo, il quale che forse si trova pure lui spaesato, dice, ma perché mi invitò a questo incontro? Io invece, come so che lui è un imprenditore per il sociale, ma in ogni caso si interessa di attività imprenditoriale, penso che questa occasione sia ottima per poter dire anche lui qualcosa. Tanto ti ringrazio Filippo, ed è, nonostante diciamo, mi trovo con due eminenti rappresentanti del settore turistico della Chiesa Palermitana come Padre Giuseppe, la presenza di un imprenditore sociale ha un significato ed è quello di unire il patrimonio delle relazioni esistenti in una comunità, cioè il fatto che ci si incontri tra le persone, ed è un patrimonio a volte sottostimato, non adeguatamente valorizzato, col patrimonio materiale. A volte questo incontro non viene visto solo in termini assistenzialistici oppure, come dire, frammentati nel tempo. In realtà le due cose vanno insieme. Perché? Perché se i nostri beni monumentali, che sono così tanti che non riusciamo a comunicarli adeguatamente, non vengono accolti, non vengono apprezzati dalla comunità che vi risiede, questo è il primo, diciamo, occasione di deprezzamento del nostro patrimonio. Però quindi l'impresa sociale, parecchi passi avanti sono stati fatti, l'apertura di Santa Caterina. L'apertura di Santa Caterina è un grandissimo esempio. Padre Bucaro, esatto. È un esempio veramente. Un esempio estremamente, è un esempio non solo esemplare, ma anche, come dire, una sua capacità educativa e pedagogica, nello specifico religioso e culturale. Ma io ricordo anche questa città ha avviato nel tempo, negli anni passati, che la scuola adottasse il monumento. Ma tutto questo non deve essere visto soltanto come una rappresentazione scostata però invece dall'impegno sociale. Viene in un certo senso cancellata dalla Via dei Tesori. La Via dei Tesori è un'evoluzione, ma anche lì. Lo so, però. Scusate, la questione non stiamo criticando. No, non è un. Io l'unica cosa che ho sempre detto, ti interrompo un attimo, prego. Perché c'è Padre Bucaro ed è una spinta che voglio dare a lui. Cioè non si può fare la Via dei Tesori un mese solo l'anno. Appunto. La Via dei Tesori, secondo la teoria di Padre Bucaro, no, perché è la verità, perché voi l'avete fatto con il genio di Palermo. Io vi devo dare merito perché allora non conoscevo questa vostra iniziativa. Deve essere tutto l'anno come il genio di Palermo tutto l'anno. Quindi deve essere estesa a tutta la città. Penso che preceduto in un concetto che volevo semplificare. Padre Bucaro l'ha pensato di estendere il genio di Palermo a tutta Palermo. Esattamente. Intanto è stato riprodotto il genio di Palermo era stato riprodotto in un ambito, proprio con la caratteristica della sperimentazione. Diciamolo ma dove, l'obiettivo era sempre l'estensione. Cioè le vie dei tesori devono essere tutti i giorni, ma la prima cosa è la via dei tesori deve essere per chi ci abita. Apprezzare, capire il valore. Se ne capisci e apprezzi il valore, ne comprendi anche le potenzialità in termini di occupazione. L'impresa sociale ha sperimentato con effetti anche molto positivi in questa città, appunto che questo può essere aspetto. Valida per la fruizione del bene. Allo ma non tempo, solo la fruizione, ma la protezione, il riconoscimento del bene comune, ma anche la creatività che nasce attorno al bene. Perché quando un bene diventa bene comune, si mette in moto anche un meccanismo
meccanismo di valorizzazione anche delle proprie idee, delle capacità, delle fantasie. Allora, su questo opera l'impresa sociale. Questa è l'impresa sociale in questa città ha creato l'Eco Museo del Mare, che ha rivitalizzato un ambito che era quasi dimenticato, che era la vecchia stazione di Sant'Erasmo, oppure l'utilizzo dei palazzi nobiliari in termini di contenitori di attività non solo festaiole o mondane, ma anche culturali, sociali, educative. Parlo tu una per tutte l'esperienza della cooperativa Terra da Mare, che è nata proprio anche in collaborazione col Genio di Palermo, ma la cooperativa Pulcherri Marres, che è riuscita a riprendere la produzione culinaria, la produzione dolciaria del suore di Santa Caterina e farne un esperimento imprenditoriale. Facciamo valido, offrendo ai consumatori una ciò parlato, che era la tradizione. Abbiamo parlato più di una volta di Santa Caterina, quindi è giusto dare la parola all'artefice della riapertura, perché non credo che possa essere smentito in questo, di Santa Caterina. Bene. Che io voglio rivisitare solo con lui, e non ci sono riandato perché ho il piacere di essere con lui in questa visita di Santa Caterina, proprio per gustarla in maniera particolare. Vabbè, dico, l'apertura di Santa Caterina per un verso è stato un'imprudenza, una follia personale, ma una follia, dico, ragionata, nel senso che io ho confidato nella attenzione della città a questo monumento. Questa attenzione c'è stata, per cui la follia iniziale si è risolta in un risultato fortemente positivo. Dico molto semplicemente, perché la follia era aprirla, ma significava trovare una serie di... Io non so se è la chiesa più visitata. Di interessi economici che ci sono. Di sì. Che interessi economici, diciamo, ci sono, perché dico, aprirla è costato molto, dico, e ancora costa molto, però la città ha risposto, perché l'unica risorsa su cui ho confidato è i cittadini, sicuramente amano questa chiesa, verranno e con il loro contributo potrò andare avanti. Così è stato, dico, quindi dico, da questo punto di vista, dico, l'aver avuto fiducia nella città è stata una cosa positiva. Concretamente a Santa Caterina abbiamo chiuso tutte le operazioni fondamentali per riaprirla in tutti i suoi termini, in tutte le sue parti, quindi la chiesa, il convento, il chiostro, quindi del convento abbiamo aperto il chiostro, in un secondo tempo abbiamo aperto i tetti e ora, la settimana scorsa, definitivamente abbiamo aperto anche le celle, alcune celle delle suore, 15 celle su 22, dico, un'apertura, dico, piuttosto grossa questa delle celle. Cioè la città oggi... Ma si rimane ancora qualche altra all'interno, zona ancora non accessibile. All'interno delle strutture, delle tre strutture, chiostro, celle e i tetti, ci sono degli spazi che devono essere aperti. Per esempio, dico, spero quanto prima di poter aprire il lavatoio. C'è un lavatoio del 1800 di una bellezza straordinaria. Spero di aprirlo, come c'è anche la cucina delle convesse, tutte realtà che sono rimaste integre all'interno della storia, per fortuna, e sono tutte realtà del 1800. Ma anche le celle, che erano state danneggiate, le abbiamo riportate esattamente come erano nel 1800, con la pavimentazione originaria che abbiamo recuperato e risistemato e con gli oggetti concreti trovati. Santa Caterina non ha bisogno di essere, diciamo, di fare una promozione particolare, perché è talmente conosciuta, talmente bella, che attira da sola tutti i turisti. Però Santa Caterina diventa un segnale, esatto, cioè dico, diventa una parabola. La possibilità di poter realizzare realtà così grosse, così impegnative, se noi confidiamo, se noi crediamo nelle nostre capacità. Perché, ripeto, le capacità sono state, la possibilità di dire andiamo avanti, il coraggio di andare avanti, confidando nella risposta della città.
E, ci sono, e la risposta c'è stata. Quindi questa città, quando è stimolata per realtà importanti e positive, la città risponde. Io non voglio parlare di politica in questo momento, se ci sono state o meno interventi, ci sono state delle istituzioni, credo che non ce ne siano state. Assolutamente e quindi no. Non voglio entrare in polemica, cioè, prendiamo atto invece che c'è stata appunto una grossa iniziativa da parte della Arcidiocesi di Palermo, di Padre Bucaro in particolare, e poi la risposta di turisti e cittadini che hanno fatto sì che Santa Caterina dopo l'apertura potesse rimanere ancora aperta. E lo è. Però il ragionamento va fatto su tutti i beni culturali palermitani, che sono una grossa risorsa su cui appunto il turismo deve puntare. Però forse nemmeno esiste l'assessore al turismo. No, a Palermo. L'assessore al turismo non esiste. Che il massimo dell'assessorato, visto che la delega ce l'ha il sindaco, insomma. No? Quindi, per cui comunque devo dire che questa, anche questa può essere opinabile come scelta. Io personalmente credo, perché sono fermamente convinto che i problemi del turismo... Cioè, in effetti, avendo questa delega il sindaco, dovrebbe essere appunto il turismo... Io faccio una valutazione di carattere generale. Se il turismo è un settore trasversale, lo devi affrontare e risolvere in maniera trasversale. Allora, noi abbiamo avuto esperienze in passato che il singolo assessore al turismo non ti può incidere per problemi di viabilità, non ti può incidere per problemi di rifiuti, per problemi di carattere sociale. Allora, un sindaco che abbia la capacità di avere una visione complessiva, i problemi del turismo può anche risolverli. Poi ovviamente non entriamo nello specifico, però come assunto di carattere generale, io credo che per essere conseguenziali rispetto a delle considerazioni di base che facciamo, cioè che il turismo è un problema, è un settore trasversale, trasversalmente va risolto. Io ne sono convinto, e nel caso in cui appunto non lo era, tu mi hai convinto, ecco perché rivolgo un appello al sindaco che si interessi di turismo, comprendendo in questo, se ho capito bene, che il turismo si compone appunto in maniera trasversale di tante altre attività, e appunto ha bisogno dell'intervento di tante altre istituzioni, in questo caso deve avere un occhio di riguardo particolare verso i beni culturali, perché sono la fonte principale di attrazione, al di là di Mondello, del clima, per il turismo in entrata, chiaramente. Sai, anche lì io dico e ritorno al concetto, alla valutazione che si faceva prima, anche sul piano dei beni culturali e dei beni museali. C'è una situazione che dal mio punto di vista è assolutamente incresciosa e poco... che ci sono diversi soggetti che legittimamente hanno competenza su determinati momenti. Il Ministero, la Curia, il Comune, la Regione. No, allora soggetti diversi praticamente, per i quali nel momento in cui deve avvenire una interlocuzione praticamente con il cliente, no? Con il turista, con l'utente di queste cose, noi assistiamo al fatto che ci sono determinati musei che sono aperti in un determinato giorno e non in un altro, o le informazioni che non vengono nemmeno circuitate perché il Ministero dice non mi compete. Però per le cose che tu hai detto, siccome la massima autorità è sempre il sindaco in questo articolo, quello più interessato, bisognerebbe coordinare tutti gli interventi che ricadono. Allora il concetto diventa questo, che partendo proprio da questo presupposto, io dico che in attesa di risolvere i grandi temi, no? Di competenze, di conflittualità, credo che intanto quelli che possono riguardare i piccoli temi sono risolvibili. Allora, io credo che tra Regione e Ministero possa esistere un protocollo d'intesa per il quale anche il Ministero possa pubblicare praticamente l'elenco dei sui tipi. Sui beni della Chiesa come siamo messi? Cioè, le direttive chi le dà? Diciamo che il riferimento all'argomento che è stato accennato, sicuramente Santa Caterina è diventato un esempio in questo senso, perché a Santa Caterina tutto quello che è stato fatto in assoluta armonia con tutte le istituzioni che in un modo o in un altro sono competenti, quindi il FEC
che è il Ministero degli Interni, che è il proprietario della struttura. La sovrintendenza, che come tale presiede tutte le attività sui beni culturali. La regione come assessorato appunto ai beni culturali, il comune per la parte, quindi diciamo, è la dimostrazione che si sono superate alcune difficoltà. E difatti, in questo senso presento l'esperienza di Santa Caterina come una ottima manifestazione che a Palermo le istituzioni possono lavorare assieme e non solo, che quando lavorano in sinergia si hanno grossi risultati. Allora, in questo senso dico, io è positivo. Continuo, sono d'accordissimo, infatti per questo dico, visto e considerato che esistono dei modelli positivi praticamente, ma perché non li esportiamo? No, ma infatti la proposta che faccio io a Luciano è quella di proporre di affidare la delega al turismo a Padre Buca. Perché il male c'è, diciamo, io voglio bene a Padre Giuseppe, no, ma lo dico io. Già essere il direttore dei beni culturali della diocesi, Luciano, è un grande impegno. Ti debbo convincere, scusa, ragioniamo noi due tra folli. Scusa, se c'è una dimostrazione già in atto che c'è un modello virtuoso che è stato portato avanti da Padre Buca, al di là della figura di Padre Buca, però rappresenta il direttore degli uffici dei beni culturali dell'arcidiocesi. E il patrimonio all'80% è dell'arcidiocesi. Questo patrimonio, bene o male, è usufruibile, godibile da parte dell'utenza. Perché non affidare la delega ad un personaggio del genere? Questo dico. Vorrei dire, la domanda che ho fatto, io ti rispondo conoscendo bene Padre Giuseppe. Lascia stare. Padre Giuseppe, nella personalizziamo, sua... personalizziamo la invece non si può, non si deve e non si può. Padre Giuseppe è un maestro che ha una vocazione. E la vocazione è quella dell'educazione dell'uomo. E in una via, la via della bellezza. Questa è la profezia di Padre Giuseppe. È ovvio che accanto alla profezia lui mette delle competenze, delle capacità, ma non è il suo ruolo quello di diventare il gestore istituzionale politico del territorio. Sono altre funzioni, altre vocazioni. Allora, da questo punto di vista, affermare un modello, ma è un modello, sì, ascoltami però, è un modello. Gli altri debbano fare. Però voglio far comprendere a chi ci ascolta che il modello non è replicabile sic e simplice, così com'è, ma deve essere tradotto in linguaggi diversi. La politica. Ma nel 2018 siamo. La politica del territorio. La politica del territorio, che era quella a cui faceva riferimento il Biscopo, è quella tipica dell'istituzione locale, che ha competenze laiche precise, competenze e capacità e risorse adeguate su questo. Allora, il modello di Santa Caterina è un modello che è altissimo dal punto di vista della testimonianza e della esperienza educativa al bello in termini di crescita e di superamento delle piccolezze della quotidianità. Ma poi ci deve essere una capacità amministrativa di allocazione, di bilancio. Qua non è solo un sindaco, Luciano, okay? Un consiglio comunale che mette le poste di bilancio adeguate, è un funzionario, dei funzionari che invece di fermarsi alla lettura delle virgole riesce ad avere una visione, Luciano, dell'atto per cui facilita le attività. Sai che io la penso come te su questo, sì, però, so, è come quando, però una, detto quando, uno ha una squadra di calcio e c'ha un Maradona in panchina e non lo fa giocare, dico io, si superano se non è comunitario, se non è comunitario si fa in modo che diventi comunitario. È l'esempio, dico, di Padre Giuseppe. Poi sull'impegno dei sacerdoti nelle amministrazioni io sono favorevolissimo, solo che ci sono scelte, sempre per il ragionamento non c'entra niente, Padre Buca non c'entra niente, ecco, no, questa dico, è una mia idea, sono stato il primo a farlo, ma perlomeno questa paternità me la posso... Io ti ringrazio. Ma io ho coraggio di dire le cose. Ti ringrazio di questo. Sono stato l'unico ad avere il coraggio di fare un'affermazione del genere, solo che il tempo qua a nostra disposizione. Ti ringrazio, dico, di tutto questo, però dico,
è per quello che, di quello se, che fa. Dico, non solo, ma dico, quello che faccio, io lo faccio fondamentalmente come sacerdote. Cioè, io non sono direttore del bene culturale come manager. Cioè, la mia vocazione è quella di utilizzare i nostri beni culturali perché diventino comunicazioni di contenuti religiosi, che diventino esperienza di preghiera come tale. Ci sarà anche questo. Siamo quindi d'accordo. È bene, però, che occorre, questo sia e questo rimane in però assoluto. Però occorre qualche cosa in più. Allora, io devo chiedere scusa a tutti, però velocemente... la manifestazione, ora lo dirai pure ai telegiornali, la manifestazione si svolge dal 6 all'8 aprile. La manifestazione si svolge dal 6 all'8 aprile, è dedicata agli operatori turistici della filiera turistica, prevalentemente agenzie di viaggio, tour operator e compagnie aeree. Abbiamo dei momenti convegnistici particolari, intanto a cominciare da quello che riguarda l'aspetto delle nuove professioni turistiche, poi un seminario per agganciare il mercato turistico cinese e poi la grande novità, questo turismo azzurro praticamente, che è una intuizione felice del Dipartimento della Pesca del Mediterraneo e della Salata all'Agricoltura, che è una grande novità che ha raccolto ben 8 aree tematiche praticamente di iniziative legate al mare, racchiudendolo sotto quest'unico brand che appunto si chiama Turismo Azzurro e che entra ed è diventa una nuova opportunità sia per chi lavora nel mondo del mare e con tutte le attività ad esso collegate, sia per il circuito turistico nazionale e internazionale, che si ritroverà una nuova opportunità di vivere le esperienze legate al mare, ma che non sono solamente quella della balneabilità. Perfetto, mi dispiace ma ci dobbiamo fermare, come avete visto il tempo veramente è volato via velocemente, anche perché c'era Budget Booker, quindi avevamo Van Dijk, ne parleremo in un'altra occasione. Grazie a tutti e buonasera. Bene.